Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono in macchina, come potete vedere dallo sfondo, perché voglio fare un video un po' diverso dal solito. Voglio fare un vlog, voglio portarvi con me a vedere quelle che sono considerate le spiagge più belle dell'Algarve in Portogallo. Ci dirigiamo subito verso la prima e poi in successione quelle che troveremo sulla costa. Qui siamo alla spiaggia delle Falesie, che è veramente uno spettacolo della natura, è bellissima. Io sono su uno sperone di roccia adesso, ma vi faccio vedere bene quello che mi circonda perché merita tantissimo. Qui, come vi dicevo, sono in alto, vedete comunque che spettacolo che è. Io sono proprio sullo sperone di roccia, mi dispiace che non mi possa avvicinare più di tanto al bordo perché soffro di vertigini, quindi è una cosa che non riesco a fare, però già così vi potete rendere conto di quanto è bello questo posto. Questa è proprio la spiaggia vista dall'alto, vedete, io sono proprio qui, non mi avvicino come vi dicevo perché patisco, però adesso comunque andiamo giù così vi faccio vedere anche la spiaggia proprio dal basso, dalla parte diciamo in cui si prende il sole. Ecco, mi sto avvicinando alla spiaggia, vedete che ci sono questi tipici ombrelloni e poi ci sono delle tende che sembrano quasi dei paravento, comunque adesso quando scendo cercherò di capire cosa sono. Io sono su una scaletta adesso, scendo perché voglio farvi vedere anche la parte bassa, diciamo, della spiaggia. Questa spiaggia, come potete vedere alle mie spalle, è veramente bellissima, in particolare siamo nella spiaggia di Praia da Roca, vedete che panorama spettacolare, adesso vi porto anche a vedere la chiesetta sulla roccia. Questa è la spiaggia di Nostra Signora da Roca, è veramente bellissima, guardate che panorama spettacolare che c'è, ora ve la faccio vedere meglio. Siamo in una di quelle che è considerata la spiaggia più bella dell'Algarve. Io riesco a riprendere solo questo pezzo perché c'è un sacco di gente e non voglio rischiare che finiscano dentro al video senza il loro consenso. Sapete che io sto sempre attenta a queste cose. Scusate se guardo in basso, ma sto salendo le scale, sto facendo tutto il percorso per andare ai Faraglioni, che ovviamente adesso vi farò vedere meglio e nel dettaglio. Sono in questa bellissima posizione, come potete vedere alle mie spalle c'è questo faraglione ad arco che è proprio tipico di questa spiaggia, è spettacolare, adesso cerco di girarmi leggermente per farvi vedere anche il resto, ma ve lo mostrerò comunque nel dettaglio nelle foto. Siamo in un'altra bellissima spiaggia, questa è anche vicina diciamo a un paesino che si chiama Carvoiro, spero che si pronunci in questo modo, comunque queste spiagge sono tutte simili tra di loro ma ognuna ha le sue caratteristiche, le sue particolarità, quindi simili ma diverse. C'è un po' di vento qui però comunque il paesaggio è talmente bello che anche il vento comunque risulta sicuramente più sopportabile, ora vi faccio vedere meglio.
Sto facendo una bellissima passeggiata, è tutta di legno, tutta pianeggiante, veramente comodissima e il paesaggio intorno, inutile che io lo sottolinei di nuovo, è veramente bellissimo. Adesso io vorrei cercare di fare un pezzo di questa passeggiata insieme a voi, anche se mi rendo conto che purtroppo con il sole alle mie spalle vedete male e l'inquadratura non è sicuramente delle migliori. Però facciamo un breve pezzo insieme, poi vi faccio vedere tutte le foto, cerco di farvi vedere comunque il più possibile del paesaggio che mi sta circondando, che è mozzafiato davvero. Riesco anche a beccare appena appena la barchetta che è appena passata. Laggiù non so se riuscite a vedere perché sono un po' lontani, ci sono dei gabbiani, ma è veramente un paesaggio spettacolare, io ve lo straconsiglio. Siamo sulla spiaggia di Lagos. Come potete vedere ho la sciarpa perché c'è un vento che è atlantico, quindi è aria fredda e io sinceramente non riesco a starci senza perché ho freddo. Comunque il panorama è bellissimo, ci sono i classici faraglioni, qui addirittura ci sono anche a volte degli tsunami. La spiaggia di Alvor è leggermente diversa dalle altre perché comunque i faraglioni sono là sullo sfondo, non so se riuscite a vederli, ma più che altro c'è una grande distesa di sabbia con gli ombrelloni e il classico mare piatto, anche se c'è molto vento, vedete che il mare è piatto. Ora comunque ve la faccio vedere più nel dettaglio. Di nuovo in macchina sulla via del ritorno. Come avete visto, ho fatto una gita stupenda in mezzo a spiagge spettacolari, paesaggi mozzafiato, veramente tutto bellissimo. Sono simili tra di loro, ma tutte, ognuna nel suo genere, ha la sua unicità, quindi mi sono veramente piaciute tutte tantissimo. Adesso ce ne torniamo a casa perché comunque è stato bello ma stancante. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.